Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho pensato di farvi un video in cui farvi vedere alcune idee su come organizzare la merenda dei bambini. Fermo restando che ognuno di voi sicuramente saprà qual è la cosa migliore per i propri figli e darà sicuramente la cosa migliore ai propri figli, però ho pensato, siccome qualcuno sotto qualche video mi ha chiesto di fare delle ricette magari per qualche idea di merende per i bambini a scuola o anche a casa, perché no, però questo è incentrato soprattutto sulle merende a scuola, e quindi mi è venuto in mente che, siccome sono andata a fare la spesa, ho detto tanto vale, visto che ho praticamente tutto l'assortimento possibile, faccio un video così magari raccolgo tutte le idee insieme. Allora, prima di tutto il mio consiglio sarà strano vedendo tutta questa roba, il mio consiglio è quello di dare della frutta ai bambini, la cosa migliore in assoluto. Anche Rebecca almeno due volte alla settimana ha la frutta, o alla banana o alla mela, sì, di solito la banana o la mela. Poi durante altri periodi, tipo quando inizia la primavera, allora magari faccio la macedonia, gliela metto nei barattolini monoporzione con il cucchiaino e gliela do così. Una cosa indispensabile per dare la merenda ai bambini, secondo me, l'ho visto ormai, Rebecca è in quarta, quindi l'ho visto nel corso di questi 4 anni, una cosa che assolutamente non deve mancare è un portamerenda. Un portamerenda di qualunque genere, questi sono dei barattolini che io ho preso all'MD per pochi centesimi e sono comodi perché praticamente si aprono così e il coperchio rimane attaccato. Quindi io all'interno di questo portamerenda ci faccio stare la banana messa in diagonale, gli taglio la puntina da una parte e dall'altra, gliela avvolgo, gli lascio la buccia in modo che non diventi nera, gliela avvolgo nel fazzolettino, nello scottex, e lei ce l'ha bella pronta qua dentro, non deve far altro che aprire, sfilare, staccare la buccia praticamente e mangiarla. Con la mela invece la divido a metà, quindi ne metto metà e metà, sempre avvolta nella carta, e gliela chiudo qui dentro. Quindi la cosa migliore secondo me sono proprio i portamerenda, infatti Rebecca ne ha di diversi tipi, di diversi colori. Questo è quello più basso, che va benissimo per quasi tutto. E poi invece ne abbiamo un altro che è fatto così a valigetta, questo vabbè lo vendevamo noi, in realtà ne abbiamo di tanti modelli diversi anche con i personaggi dei cartoni animati, e questo invece è utile perché è più alto, vedete, quindi a seconda di quello che deve andarci a mettere dentro è meglio insomma. Il portamerenda è molto utile anche quando ha delle cose tipo biscotti, cracker, queste cose qua che comunque messe all'interno della borsa così si sbriciolerebbero, quindi quando il bambino, qualunque bambino, va ad aprire il pacchettino e a mangiarlo si trova una farina anziché i cracker. Quindi la cosa migliore, io almeno gliela metto sempre all'interno della scatolina in modo che arrivi a scuola bello protetto, apre e tira fuori tutto. Detto questo, quindi la frutta, la cosa migliore in assoluto, io gliela do almeno due volte alla settimana, poi ognuno di voi può fare quello che vuole, cioè nel senso la potrebbero mangiare anche tutti i giorni. Però siccome noi la mangiamo anche molto a casa, e allora penso che magari si scoccia anche lei a mangiare sempre la banana e la mela, anche perché la pera non le piace. Ci sono delle altre frutte ogni tanto, tipo l'uva, la pesca, quindi la pesca ogni tanto gliela faccio lo stesso, però gliela devo fare all'interno del barattolino, quindi la mattina con ricorrere mentre ci stiamo preparando, stare a tagliare tutto, è un pochino complicato dal punto di vista logistico proprio. Quindi io ho pensato a delle merende facili e veloci da preparare in 2 secondi e mezzo, che siano appunto fruibili anche dal bambino in maniera veloce e in maniera facile, ecco.
Una cosa che Rebecca mi chiede anche, non spessissimo, ma una volta ogni tanto mi chiede, è il panino, che lei in realtà intende come le fette del pane, del pan carré, per intenderci, con dentro o la marmellata o la cioccolata oppure il prosciutto, prosciutto, il salame, insomma, l'affettato che c'è. Non me lo chiede spessissimo, però una volta alla settimana di solito lo mettiamo in mezzo, o l'uno o l'altro, insomma, dipende un pochettino, perché ad esempio se mangia pane e cioccolato a colazione non gli metto cioccolato per la merenda, gli metto una frutta oppure gli metto una merendina salata. Quindi dipende un pochino dal tipo di alimentazione, insomma. Un'altra cosa che vi volevo dire prima di passare agli alimenti confezionati è che senza dubbio ai bambini la cosa migliore da dare è quello che noi facciamo in casa. In questo caso io ieri sera ho fatto i mini croissant, di cui sono rimasti solo tre piccoli esemplari perché il resto sono stati divorati a colazione. Di questi ho fatto la ricettina e ve la lascio qua, casomai non l'abbiate vista. Questi sono dei croissant fatti semplicemente con la pasta sfoglia e all'interno il cioccolato. Io in questo caso ho utilizzato i gianduiotti della Pernigotti perché sono dolci ma non hanno all'interno il latte, in modo che potesse mangiarli anche Gian Giacomo per colazione. Quindi questa è un'idea, ma qualunque torta, crostata, ciambellina, muffin, le cose fatte in casa alla fine sono sempre le migliori, quindi se i bambini le mangiano volentieri, insomma, è la cosa migliore da dargli. Detto questo, ci sono dei giorni in cui non abbiamo assolutamente né voglia né tempo di stare lì a pensare a cosa dare a merenda, quindi la cosa più semplice, purtroppo e ahimè, è dargli degli alimenti confezionati. Io tra le cose che compro cerco sempre di evitare determinati ingredienti. C'è chi può essere d'accordo con me e chi no, però questo è quello che io faccio per noi e per le mie bambine. E quindi, insomma, cerco sempre di prendere le cose che a leggere gli ingredienti sembrerebbero le migliori o sembrerebbero quantomeno le meno schifose possibili. Perché alla fine dei conti di questo si tratta. Le focaccelle della Mulino Bianco, queste sono delle confezioni, si comprano così a scatole, tipo le brioche, sono all'interno 6 focaccelle. Adesso vi faccio vedere come sono. C'è la scatolina così e le focaccelle sono confezionate all'interno del loro pacchettino. Quindi la bambina non fa altro che la mattina prendere il suo portamerenda, mettere la focaccella all'interno in modo che non si schiaccia all'interno della borsa, altrimenti quando arriva a scuola non è più una focaccella, è una schiacciatella. Quindi la mette dentro, chiude e mette nello zaino. Semplice e veloce. Le focaccelle, queste sono, io di solito gli prendo quelle le più semplici, con olio extravergine di oliva, ma in realtà ci sono anche aromatizzati al rosmarino, con i pomodorini e con le olive, solo che lei non le preferisce, quindi prendo le più semplici e così siamo tranquilli. Altra cosa salata molto facile sono i tra. I tra, di cui vi ho già parlato anche altre volte, sono degli snack molto buoni, sono praticamente i tuk. Ma non sono la marca blasonata, anche perché i tuk fino a poco tempo fa avevano all'interno l'olio di palma. L'altro giorno sono andata a leggere gli ingredienti così per curiosità, ho visto che gliel'hanno tolto. Quindi, evidentemente, se tutte le aziende stanno eliminando questa specie di alimento, perché non è un alimento, questa specie di alimento, questo ingrediente dai loro prodotti, vuol dire che proprio sano sano non è. Questo invece ha all'interno l'olio di cocco e l'olio di girasole e come sapore è praticamente uguale ai tuk. Eccoli qua, anche la confezione è praticamente la stessa, quindi anche qui Rebecca non fa altro che prendere il suo pacchettino, metterlo nella scatola, chiudere e mettere nello zaino. In questo caso, siccome il pacchettino è piccolino, quindi se in realtà se la bambina o il bambino mangia poco, può anche bastargli. Io preferisco ogni tanto andare ad aggiungergli
ogni tanto. Io preferisco quasi sempre andare invece ad aggiungergli un'altra cosina. E di solito la mia scelta ricade su del formaggio. Quindi in circolazione, io adesso non so in che supermercato voi vi forniate, ma di solito sono tipo all'Auchan, all'Esselunga, alle Mezzetta, insomma al Simpli, alla Crai, in questi, non di, nei discount, insomma, si trovano le confezioni così del Parmareggio, sì, del Parmigiano Reggiano. Queste confezioni hanno all'interno 5 snack già confezionati. Eccoli qua. Sono dei pezzettini di parmigiano praticamente, così, già confezionati. Quindi in realtà sono 5 snack da poter andare ad aggiungere altre cose per poter fare 5 merende. Quindi anche il prezzo alla fine si dimezza notevolmente, insomma, perché noi prendiamo un pacchettino di cracker, un pezzettino di formaggio, gli facciamo così il pacchettino e la bambina o il bambino riuscirà a mangiare qualcosa di sostanzioso e anche di sano durante la merenda a scuola. Il formaggio può essere o questo, il Parmareggio, oppure i Babybel. Non perché siano particolarmente sani, Babybel sinceramente non ho ancora capito che tipo di formaggio ci sia all'interno, però diciamo che mi fido, anche perché l'etichetta mi dice che è prodotto da latte francese con mucche al pascolo, quindi in teoria non dovrebbero essere rinchiusi all'interno dei container, delle mangiatoie, tutte strette strette. Quindi anche in questo caso una confezione di una retina di Babybel ne ha all'interno 5, quindi non facciamo altro che aprire la nostra retina, mettere il Babybel all'interno del portamerenda e riandare, insomma. Anche questa è una merenda abbastanza facile, completa, e sicuramente i bambini gradiranno, perché il Babybel non ho ancora trovato un bambino a cui non piaccia. Quindi questo con i tuk, ma questo può essere fatto con i tuk, con i cracker normali, che è un'altra delle cose che Rebecca mangia spessissimo. Se ad esempio abbiamo finito i tuk, naturalmente tra l'uno e l'altro preferisci i tuk, cioè i tra. Però se quelli sono finiti, mangia tranquillamente i cracker. E naturalmente il formaggio può essere messo in abbinamento anche alle focaccelle. Un'altra cosa che ho trovato, vi dico la verità, questi li ho trovati proprio stamattina facendo la spesa, quindi non li ho ancora assaggiati. Ho assaggiato i taralli di tante altre marche e sono squisiti. Stamattina ho trovato questo pacchetto qua e mi ha incuriosito e mi è piaciuto anche moltissimo. Questo è un multipack. All'interno ci sono 8 sacchettini fatti così, in monoporzione praticamente, i tarallini con olio extravergine di oliva. Ne hanno ben il 10,5% all'interno. No, scusatemi, olio d'oliva 10,5%, olio extravergine di oliva 5%, quindi di olio di oliva praticamente ne hanno il 15,5% e non è poco. Quindi questi sono dei pacchettini mini con all'interno i taralli classici, quelli tondi che sembrano gli anellini. Anche in questo caso utilizziamo il nostro portamerenda, li mettiamo dentro se vogliamo da soli, ma mi sembra un pacchettino abbastanza piccolo, ce ne sono 32 grammi all'interno, quindi possiamo sempre comunque aggiungere un pezzettino di formaggio e dare al bambino a scuola. Quindi questa è un'idea che mi è piaciuta tantissimo e infatti credo che domani mattina Rebecca avrà questa colazione, cioè a merenda a scuola. Quest'idea di abbinare i carboidrati a un formaggio mi è venuta naturalmente perché io già da 2 anni, 2 o 3 anni, utilizzo questi qua. Queste sono delle confezioni di parmigiano, di Parmareggio. Sì, l'ABC della merenda Parmareggio, quella che fanno vedere sempre in televisione, insomma. Ci sono già da diversi anni e questa idea mi era piaciuta tantissimo e anche a Rebecca piace molto. Praticamente in questo pacchettino qua
Abbiamo all'interno un piccolo succo di frutta biologico con la cannuccia naturalmente, un pezzo di formaggio che è esattamente questo che trovate qua, e un mini pacchettino di grissini di quelli piccolini. Ce ne sono all'interno, mi pare 6, 6 grissini piccolini così. Quindi anche in questo caso hanno abbinato la frutta al formaggio e ai carboidrati, quindi una merenda completa. Proseguendo con le cose salate, un'altra cosa che vi voglio far vedere sono i pacchettini già pronti di patatine. Oppure in questo caso di pane guttiao. Noi in Sardegna siamo molto molto fortunati ad avere un alimento fantastico come il pane carasau. Siamo anche molto fortunati ad avere delle aziende che propongono degli snack sani all'interno dei mini pacchettini, dei pacchettini monoporzione, che in questo caso i bambini possono utilizzare per fare una merenda sana a scuola. Queste infatti sono sfogliette salate di Guttiao Snack. Vediamo se riesco a farvele vedere. Ok, eccole qua. Il pane carasau viene fatto con la semola, l'acqua, il lievito e un pochino di sale, niente di più. Quindi è un alimento sanissimo. Pane, semplice pane. Il pane guttiao non è altro che il pane carasau a cui è stato aggiunto l'olio e il sale. Quindi alla fine sono degli snack salati che somigliano tantissimo alle patatine, ma non hanno magari tutti quei grassi della frittura, perché non vengono fritte queste. Non hanno i grassi della frittura e quindi sono comunque molto più sane. Quindi questo è un altro degli snack che vi consiglio, soprattutto se vivete in Sardegna, insomma, se avete la possibilità di andare a acquistare una cosa del genere. Altrimenti, un'altra delle cose che io vi do tranquillamente è uno snack che compriamo all'Eurospin. Sono in realtà forniti in cartucciere da 5, no, da 6. Sono 6 pacchettini da 25 grammi. Ok, io adesso qua ne ho due, li stacco così vi faccio vedere. Sono dei pacchettini monoporzione da 25 grammi di snack che sembrano i chipster in definitiva. Questi hanno all'interno farina di patate, fecola di patate, olio di semi di girasole, sale, paprika e curcuma. Non hanno all'interno né conservanti né ingredienti che potrebbero essere particolarmente dannosi alla salute, perché insomma, farina di patate, fecola di patate, olio di girasole, sale, paprika e curcuma, che sono due spezie, non c'è nessuna schifezza, quindi io sinceramente glielo do abbastanza tranquillamente. Quando mi chiede questi pacchettini qua di mini chipster, simil chipster, glieli do insomma senza batter ciglio. Naturalmente se non ha mangiato altre schifezze il giorno prima, troppe schifezze. Ah, ecco, mi ero dimenticata. In questo caso, siccome il pacchettino delle patatine o dello snack del pane guttiao in questa scatolina non ci sta perché è più alto, quindi il barattolino non chiude, noi andiamo invece a utilizzare la scatolina più grande, che è ben più capiente. Quindi mettiamo dentro e chiudiamo e lei mette nello zaino. Quindi ecco perché abbiamo anche quella un pochino più alta, semplicemente per questo motivo. Anche se solitamente preferiamo quest'altra perché ha una chiusura migliore e anche proprio il punto in cui il tappo si chiude con la base, diciamo che è più ermetico. Non è ermetico nel senso che è sottovuoto, però chiude meglio, quindi non c'è pericolo di sbrodolamenti o di perdere briciole, eccetera, eccetera. Quindi questo è soltanto per un trasporto occasionale. Passando invece agli snack dolci, uno di quelli che piace di più di solito sono i Lohacker, i wafer in generale. Io scelgo i Lohacker perché, come sopra, non hanno l'olio di palma. Allora, io adesso mi trovo questa confezione, che è la confezione grande, che io ho aperto. Di solito gliene metto, questo pacco era lungo così, glielo divido in 3 volte, sempre utilizzando il nostro portamerenda. Glielo metto all'interno di un fazzolettino, di uno Scottex, all'interno del portamerenda, chiudo e va. Di solito sono o 6 o 8 wafer, non mi ricordo.
Ma altrimenti, per facilitare ancora di più la cosa, vendono anche le confezioni multipack, quindi i pacchettini già pronti con all'interno i low hacker o i wafer che voi più volete. E questi sono quelli alla nocciola, buonissimi, squisitissimi. Altro snack dolce super veloce sono i Ringo, anche qua preferisco prendere i pacchettini già pronti. Qua ce ne sono 2, 4, 6, 6 biscottini, sono 55 grammi di prodotto. Una volta ogni tanto si può anche fare. Così come una volta ogni tanto gli do a scuola o i pangoccioli, oddio, o i pangoccioli o un'altra merendina tra quelle selezionate, strettamente selezionate. I pangoccioli in realtà è una di quelle che compro più spesso perché non hanno all'interno il latte. E quindi per il discorso che se anche Gian Giacomo una volta ogni tanto a colazione ha voglia di mangiarsi una merendina, la può mangiare senza stare male, insomma. Anche qua i pangoccioli, così come tutte le altre merendine, aspettate che le apro, sono confezionati, quindi facilissimo metterli all'interno della nostra scatolina, sempre per proteggere la morbidezza, perché altrimenti tra i libri, l'astuccio, il diario e varie ed eventuali, quando arrivano a scuola sono delle sottilette praticamente queste merende. Quindi è molto facile, insomma, evitare questa cosa. Un'altra cosa che a volte prendo confezionata, quindi in pacchettini, anche qui monoporzione, sono i baiocchi. Questa volta li ho trovati così, li ho presi così lo stesso, ho detto ma sì. Questi di solito li apro, li tengo in un barattolino tipo questi della Tupperware, che sono ermetici, quindi mantengono la freschezza. La mattina non faccio altro che prenderne 6, 8, insomma quelli che vogliamo, metterli all'interno del barattolino, sempre con un tovagliolino. E anche in questo caso all'interno della borsa non vengono rotti, non vengono sbriciolati, quando arrivano a scuola sono belli conservati e mantengono la loro fragranza, insomma, non sono delle bricioline inconsistenti. Ultima cosa che vi faccio vedere sono questi qua, che sono i biscottini della Plasmon. E voi mi direte, sì, ma se il bambino alle elementari, ragazzi, i biscottini della Plasmon sono buonissimi. Se potessi me li mangerei anch'io, sinceramente. Fino a qualche tempo fa all'interno anche loro avevano il bellissimo e amatissimo olio di palma, che io tanto contesto e milioni di persone tanto contestano. Finalmente adesso tra gli oli vegetali troviamo girasole e oliva. Evviva! La cosa bella dei biscottini della Plasmon è che all'interno hanno tutta una serie di vitamine aggiunte. Quindi il ferro, la niacina, la riboflavina, la tiamina e la vitamina B6. Ha all'interno tre confezioni, così di biscottini dolci. Da quanti grammi? Me lo dici? Allora, totale 120 grammi, quindi sono 40 grammi ogni pacchettino. E anche in questo caso prendiamo il nostro pacchettino di biscottini buoni e sani, con all'interno tante vitamine, lo mettiamo all'interno della scatola, chiudiamo e via andare. Naturalmente, anche in questo caso, come facevamo col formaggio che lo aggiungevamo agli snack salati, anche in questo caso, se voi volete rendere la merenda del vostro bambino anche un pochino più speciale, all'interno della scatolina gli potete fare una sorpresa, o gli potete far trovare magari un cioccolatino da mangiarsi insieme ai biscottini dolci, in modo che anche quel momento, insomma, sia un pochino una coccola anche per lui o per lei. Quindi questi sono tutti gli alimenti che a rotazione, naturalmente non tutti insieme, non tutti nella stessa settimana, ma a rotazione Rebecca mangia quando è a scuola, insomma. Per quanto riguarda le bibite, la parte liquida, la cosa preferita in assoluto è l'acqua, sempre e comunque. Lei quasi sempre, cioè
sempre, tutti i giorni, 6 giorni alla settimana, ha la sua borraccia con l'acqua e quella non deve mancare mai. Ogni tanto all'interno della merenda ha anche del succo di frutta, come in questo caso che all'interno ha il mini brick del succo di frutta biologico. Però ci sono poi delle altre bibite che possono essere date ai bambini per una merenda un po' diversa, per una merenda un po' sfiziosa, per dargli magari quella coccola in più, come dicevo prima, magari si sono comportati particolarmente bene o hanno preso un bel voto a scuola, allora magari li vogliamo un attimino ringalluzzire con qualcosa di particolare, magari il giorno dopo per la merenda. Quindi, fra le cose che io ho preso e che vi faccio vedere, ci sono intanto i brick dei succhi di frutta. Loro, sia Rebecca che Matilde, adorano quelli alla pesca, e io prediligo naturalmente quelli biologici. Quindi ovunque io vado, che sia all'Eurospin, che sia all'MD, no, forse all'MD non ce li hanno, all'Eurospin o all'Auchan, io solitamente prendo il biologico. Poi naturalmente, se non ce li hanno, cerco di prendere invece quelli che hanno più purè di pesca all'interno in assoluto, quindi solitamente sono quelli col 70% di pesca all'interno, perché voi dovete sapere che i succhi di frutta, per essere chiamato succo di frutta, deve avere come minimo all'interno il 45% di quella frutta. Più percentuale ha all'interno, quindi più percentuale hanno all'interno di polpa di frutta, e più in teoria è buono, perché meno possibilità hanno di includere altri ingredienti che potrebbero far male, quindi hanno anche meno quantità di zucchero se hanno più polpa. Non so se mi sono spiegata. Poi, altre due cose molto simpatiche e abbastanza monoporzione, in realtà sono grandine, ma diciamo che passano perché sono 25 centilitri di prodotto. Sono questi baby tè della San Benedetto, sono deteinati naturalmente, fatti apposta per i bambini, hanno il tappo così con il pirulino che si alza e il bambino semplicemente beve a canna. Senza aver bisogno di nient'altro. Questi sono abbastanza buoni, ragazzi. Sono tè deteinati con fruttosio e zucchero di canna, anziché il classico zucchero bianco, insomma. Poi, sempre per quanto riguarda il tè, ci sono in commercio questi della Sant'Anna che hanno i brick. Io, sinceramente, questi per scuola non li ho mai dati alla bambina, perché ho sempre il terrore che si buchino. Siccome non ci stanno all'interno dei portamerenda, e anche se ci stessero, essendo un liquido, comunque tenderebbe a fuoriuscire, ho il terrore di darli alla scuola. Quindi questi qua li compro, ma in realtà li bevono come merenda a casa. Però insomma, in mezzo alle merende volevo comunque farveli vedere. Questo è un tè della Sant'Anna con pomodoro, arancia rossa e estratto di basilico, praticamente un Bloody Mary. Sto scherzando. Gli ingredienti sono acqua minerale Sant'Anna naturalmente, succo di arancia rossa, zucchero, succo di pomodoro, l'acido citrico per conservare, che è un conservante naturale insomma. Aromi naturali, succo concentrato di carota nera, estratto di basilico 0,01%, senza glutine, senza conservanti e senza coloranti. Quindi questi sono forniti già con la loro cannuccia, messi in frigorifero, fanno la loro figura. Così come il tè freddo, quello il classico, il Santè Sant'Anna. Questo qua alla pesca. Il tè non glielo do spesso, anche perché comunque contenendo la teina non è che mi piaccia proprio eccitare particolarmente i sensi delle bambine. Però sapete, io non do alle bambine e non beviamo neanche noi bibite gassate, quindi né Coca-Cola, né aranciata, né gazzosa, né nulla di gassato. Un po' per mia scelta, un po' perché non le ho mai bevute, non mi piacciono e anzi il frizzante mi fa venire la voglia di vomitare, nel vero senso della parola. Io quando qualche volta mia madre, anche delle medicine che erano effervescenti, me le ha volute far bere per forza, io ho rimesso tutto. Tipo dal soggiorno tutto il tappeto fino ad arrivare al bagno. Quindi da lì mia madre ha capito che non mi doveva far bere le cose gasate.
Quindi io per principio, siccome non le bevo io, non ne sento la necessità, sono arrivata a 36 anni che mi pare di essere abbastanza sana e non mi è mancato nulla, preferisco non farle bere neanche alle bambine. Poi torniamo a ripetere che sicuramente voi farete benissimo quello che state facendo con i vostri figli. Ognuno fa le scelte che preferisce. Io preferisco, insomma, cercare delle bibite che possono essere buone ma non dannose. Ecco perché quando ho visto questi l'altra volta, di questi ve ne ho già parlato anche in qualche svuota la spesa, mi pare, quando li ho visti li ho voluti provare subito e vi dico la verità, ragazzi, sono buonissimi, ma buoni buoni con la B maiuscola. Naturalmente anche questi, essendo da 40 centilitri, viene male darli a scuola, perché comunque dovrebbero avere un bicchiere a parte, poi hanno l'imboccatura grossa ed è difficile bere a canna, quindi anche questo non glielo do mai a scuola. Però questo è uno delle cose che gli do invece a merenda a casa. Sono della San Benedetto, anche questi qua, si chiamano succoso e sono con arancia e arancia rossa, oppure arancia, carota e limone. Eccoli qua, hanno zero zuccheri aggiunti come ingredienti, questo con dentro arancia, arancia rossa, e ho visto che anche la mela, 6,7% di mela, non ha effettivamente zuccheri aggiunti se non quelli della frutta, e invece quello con arancia, carota e limone ha dentro l'arancia, la mela, il mandarancio, la carota e il limone, quindi contengono beta carotene. Certo, non è come mangiare le carote, quelle non devono mai mancare, però insomma diciamo che anche questi aiutano un pochino l'assorbimento di determinate vitamine. Ok ragazzi, questi sono tutti i miei spunti, i miei consigli, le mie idee di merende sane, meno sane, quello decidetelo voi e vedetelo voi, però queste sono più o meno le cose che do alle bambine, sia per la merenda a scuola di Rebecca, sia per la merenda a casa anche di Matilde. Niente, spero che il video vi sia stato utile, se avete qualche altro suggerimento lasciatemelo giù nei commenti, mettetemi un like, ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi al canale, io vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!